E salve a tutti ragazzi, qui Antonio Cianci, Raccattafilm per voi con un'altra video recensione. Film uscito in sala, questa volta di un film che è uscito quasi un mese fa. Allora, stiamo parlando di un lungometraggio basato sulla serie a fumetti francese Le Transpersonnages, di fantascienza post-apocalittica, però è meglio definirla distopica. Per la regia di Bong Joon-ho, dell'anno scorso, stiamo parlando di Snowpiercer, uscito nelle sale italiane il 24 febbraio, mi sembra, 2014, però presentato al Festival di Roma dell'anno scorso e acclamato dalla critica e anche più o meno dal pubblico oltreoceano, o comunque in altre parti del mondo tranne l'Italia, perché da noi è uscito, ecco, la data di uscita è stata posticipata più e più volte. Oh mamma mia, però. Ok, bene, non perdiamoci in ciance e passiamo alla recensione. Sigla! Allora, l'anno è il 2031, e allora, in un mondo decimato da questa nuova era glaciale, vi è un gruppo di sopravvissuti che rimane in vita all'interno dello Snowpiercer, gestito dal capoccia, da questo Wilford, interpretato da Ed Harris, chiamato, ecco, il misericordioso Wilford. Che ha creato questo treno, la Sacra Locomotiva la chiamano, che viaggia a moto perpetuo lungo i tratti principali, cioè le tappe principali del mondo ormai distrutto. E ci sono, ecco, abbiamo a che fare con un gruppo di sopravvissuti dalla parte della coda del treno, capitanato da Curtis, interpretato da Chris Evans, che terrà testa ad una rivoluzione che noi seguiremo nel corso del racconto, e poi i personaggi secondari che spiccano più del protagonista, che fanno parte della testa del treno. E abbiamo Tilda Swinton nei panni di Mason, che è la spalla, il braccio destro di Wilford, sempre Ed Harris, e poi una serie di personaggi che spiegherò più avanti. E questa è la trama. Abbiamo la distinzione di classe, coda e testa, una sottotrama che è densa di temi da affrontare riguardo al genere umano. La psiche del genere umano, a cosa siamo portati a fare quando il mondo ormai è in completa deriva, è alla deriva, e poi cosa siamo disposti a fare pur di sopravvivere. E quindi c'è questo tema che viene imbastito, che è di rilievo, che ci interessa maggiormente, che ci fa interessare maggiormente il racconto. Non è un semplice pretesto per inserire a più non posso scene di combattimento. E niente, seguiremo questa trama piacevole sino alla fine e passiamo alla regia. Bong Joon-ho è un regista particolarissimo coreano che ha sfornato delle perle visive eccellenti quali Memories of Murder e The Host. Il primo, un poliziesco fantastico che poggia su delle interpretazioni formidabili che ti tengono desta l'attenzione dello spettatore dall'inizio alla fine, anche se è un po' lunghetto, la durata è eccessiva? No, non proprio. Attenzione, seguirete il film come se. Ecco, in un bicchiere d'acqua, come se fosse un bel bicchiere d'acqua puro, da sorseggiare con tranquillità, perché la classe di Bong Joon-ho è inimitabile. E poi abbiamo The Host, Monster Movie per eccellenza, che io reputo uno dei migliori, ecco, di questi ultimi anni, se non il migliore, il miglior film di quel genere, che ha alzato l'asticella e ha rivoluzionato le carte in tavola di questo prodotto, cioè di questa tipologia di genere, perché ha compiuto un miracolo, è riuscito a inserire un mix curioso di commedia, dramma familiare e un po' di grottesco che non manca mai e non guasta, e poi degli effetti speciali eccelsi, veramente, che lasciano a bocca aperta. Ora lui passa alla fantascienza distopica, che altera la realtà di un futuro prossimo venturo oppure non molto distante.
E con questo abbiamo questa regia che esalta, che sottolinea maggiormente il design delle ambientazioni, il lavoro svolto nell'effettistica con gli effetti speciali digitali che hanno del miracoloso e niente, quindi mette in mostra un'impalcatura verticalizzata che parte dalla coda e quindi assiste a questa insurrezione, a questa rivoluzione con a capo Chris Evans. E seguono quindi, cioè segue queste vicende con numerose, se non infinite, carrellate laterali o all'indietro, che stanno a comunicare comunque un incedere del racconto furioso, impetuoso, che prende di forza i personaggi e li trasporta, questa regia, non tanto le decisioni dei protagonisti, ma quanto la regia prende di peso loro. E li trascina a forza fino alla fine del treno. Bong Joon-ho non scade neanche nell'azione fine a se stessa o nella violenza, ecco, fine a se stessa, perché riesce anche a impreziosire questi momenti con dei ralenti fatti apposta per farci ammaliare e avvolgere ancora di più in questa storia, in questa agghiacciante storia. E abbiamo quindi, sì, per smorzare la tensione abbiamo delle scene di combattimento feroci che senza pudore mostra una violenza che sì è un po' velata, ci sono degli stacchi che mi hanno fatto arricciare il naso, però questa violenza viene contenuta e viene contestualizzata. Questo è l'importante, la violenza contestualizzata dà una marcia in più al prodotto finale, all'intero prodotto, elevandolo a qualcosa di ancora più speciale rispetto a sci-fi moderni, quali abbiamo visto District 9 e Moon di Duncan Jones. La regia riesce ad avvalorare quindi ancora di più le prove, ecco, di un cast internazionale che ha dato il suo meglio. Se non, vabbè, comunque a parte John Hurt che l'ho visto un po' sottotono. Però abbiamo Chris Evans che è nel pieno mondo Marvel del cinecomics che esce fuori da quel girone infernale e viene trasportato in questo mondo tenebroso. E Chris Evans non l'avevo mai visto così cupo, così, ecco, sì, infatti, in un ruolo atipico, in un ruolo che, sì, diciamo che tiene le distanze dallo spettatore. Viene sorretto e viene comunque appoggiato da un contorno, da un cast di contorno eccezionale, eccezionale, quali Tilda Swinton, stavo dicendo, che è camaleontica, che è quasi irriconoscibile, l'ho visto in lingua originale sottotitolata e è incisiva, è veramente, buca letteralmente lo schermo e riesce a rendere ancora più glaciale un'ambientazione che è già invasa dall'era glaciale e quindi. Insomma, è travolgente, un'interpretazione intensa che riesce a far brillare le scene in cui lei è immersa, in cui lei è posizionata. Jamie Bell, Octavia Spencer e John Hurt di ruoli di secondo ordine, che sì, hanno qualcosa da dire, ma non riescono a lasciare il segno così come. Cioè, non quanto Ed Harris, Tilda Swinton, Chris Evans, protagonista veramente, cioè, è molto convincente, ultra convincente. Tutti noi saremmo nella sua posizione, cioè, vorremmo essere nella sua posizione per riacquistare le forze e procedere in questa battaglia intestina e anche comunque contro la testa di questo treno che appassiona. Abbiamo però Song Kang-ho. Eccolo qui, nel ruolo di Nam Gong Min Su, mi sembra, Nam Gong, colui che ha partorito, che ha ideato il sistema di sicurezza del treno, ben architettata, ultra avanzata, di una tecnologia, ecco, che la capisce solo lui, e quindi. Però con qualcosa che nel profondo bisogna scoprire, bisogna esaminare anche la coscienza di questo Nam Gong. La sceneggiatura, parliamo della sceneggiatura, arranca nell'intermezzo, però riesce a
ad avere una potenza che la si sente sotto pelle verso i minuti finali che ecco, riescono a far emergere ancora di più questo prodotto. Sì, arranca però, attenzione, la regia che salva tutto, la regia e le interpretazioni. E anche ambientazioni, un po' di tutto. Poi le musiche di Marco Beltrami, che di solito lo chiamano per filmetti action mediocri, e quindi non è che non ha dato voce in capitolo, non è riuscito ad avere i mezzi necessari per farsi sentire. Invece, qui come compositore è molto ben capace, è ben capace di dare del filo da torcere ai protagonisti, e quindi riesce ad entrare nella loro mentalità e a sconvolgerla. La musica è l'estensione della loro anima. Sì, diciamo che è la voce della loro coscienza, questa musica. E mi ha veramente sorpreso. Scenografia del russo Andrei Nekvasil, non so come pronunciarlo, però comunque è un elemento azzeccato, è un elemento azzeccato all'interno di Snowpiercer. Senza di quello non avrebbero fatto il film. È tutto poggiato su un'ambientazione esterna in CGI e poi interna, veramente è reale. Ecco, queste location reali, neanche così tanto posticce. Io pensavo che con 40 milioni di budget, di dollari di budget, avessero fatto un buco nell'acqua. Invece sono stati anche precisi, organizzati, metodici, chirurgici, se vogliamo, all'interno di questa location, di questa ambientazione sensazionale, sensazionale, che risveglia in noi delle sensazioni che non avevamo ancora provato negli ultimi anni nei soliti prodotti sci-fi. Allora, quello che mi ha più sorpreso è stato il finale, denso di colpi di scena, di avvenimenti che cambiano le carte in tavola, che lasciano letteralmente a bocca aperta. Non sto scherzando. Quindi la sceneggiatura che riprende la sua qualità di sceneggiatura verso, ecco, verso la fine, verso la testa del treno. Quindi forse è stato fatto apposta. La coda doveva esserci un clima disturbante, quindi la sceneggiatura comunque doveva starsene calma, mogia mogia. Secondo me è stata questa la strategia per poi rinvigorirsi alla fine alla testa del treno. Wilford, lo scontro verbale psicologico fra Wilford, Ed Harris e Chris Evans, il nostro protagonista buono, veramente tiene sulle spine. Una tensione da tagliare col gressino o con l'accetta. Decidete voi. Poi l'ambientazione, che è stata ricreata perfettamente, i vagoni sono stati diversificati in maniera eccelsa. Abbiamo la sequenza dell'acquario e della scuola, della mini scuola, dove all'interno vi sono i bambini viziati d'alto borgo. Quelle sequenze sono magnifiche, rimangono impresse nella retina anche dopo la visione del film. Infatti, ce l'ho ancora veramente. Riesco ancora a immaginarle fotogramma dopo fotogramma. Poi la recitazione, veramente, cioè, sono stati ben preparati. Hanno letto lo script e sono riusciti a trarne qualcosa di ancora più sostanzioso. Grazie a Chris Evans ed Harris, Tilda Swinton e Song Kang-ho. Veramente, questi quattro interpreti hanno dato il massimo e sono riusciti a rendere ancora più avvincente il prodotto. Non mettiamo da parte la regia di Bong Joon-ho, ecco, che è densa di rallenti, ma rallenti che danno ancora più, cioè ci danno modo di entrare nella psiche dei protagonisti, e oltre a rallenti anche le nostre, anche delle, scusate, delle panoramiche fuori, all'esterno, e delle carrellate all'interno. Vedi questa distinzione del metodo di regia che ha il suo perché. Che ha il suo perché e riesce ad imprigionare, cioè a rendere un ambiente che dovrebbe essere l'ambiente per eccellenza, il treno che ha salvato l'umanità, invece riesce a renderlo agghiacciante, una prigione per tutti, senza distinzione, veramente. Anche se c'è questa, queste, ci sono queste due classi che vengono esaminate lungo il corso del film,
L'umanità invece di per sé, comunque, se la vediamo in generale nel globale, è all'interno di questo treno e sono spacciati. Il clima deve essere cupo, non deve lasciare speranza a nessuno. Però non sto a spiegare nel dettaglio, ecco, tutto questo tema che viene imbastito e il genere umano è violento. È violento sia precedentemente o comunque sia nel nostro tempo presente con le notizie che imperversano al telegiornale, e sia in questo futuro distopico descritto da Bong Joon-ho, che ha lavorato anche alla sceneggiatura. E veramente io pensavo che regista e sceneggiatura, cioè regia e sceneggiatura, deve essere gestito da da un componente ben affermato in materia che riesca a comprendere l'economia del cinema, eccetera. Ma Bong Joon-ho, ecco, riesce a sorprendere anche in fase di scrittura. Bravo, bravo, bravo. Passiamo ai voti. Snowpiercer, ecco, è una piccola perla da non perdere. Io pensavo di fermarmi sul 7,5, invece sale di mezzo punto. Scusate, di mezzo voto e arriva ad un bel 8 pieno pieno. Qui Antonio Gianci, il Raccatafilm ha finito. Datemi la vostra opinione circa Snowpiercer. Vi aspetto qui sotto nei commenti, sotto il video. E scusate per il ritardo, però dai, volevo anche io dire la mia riguardo a questa piccola sorpresa da non lasciare da parte. Un ringraziamento in particolare a chi si è iscritto al canale, a chi mi segue e a chi interviene nei commenti. Un saluto a tutti, ciao, alla prossima!